Senta, io le posso dire una cosa sola. Quei tempi io stavo benissimo. E mi ricordo poco di tutte queste cose, diciamo, tristi. Mi ricordo ero bambina così, bombardamenti, diciamo, cosa. Però come sistema di vita, mio padre lavorava al mattatoio, ma era dirigente, forniva tutte le macellerie di Roma, mi lascio immaginare la roba, ce n'era quanta si voleva, si mangiava, e non solo noi, ma mangiavano tutti, perché mio padre era un benefattore, aiutava tutti, chi andava a piangere addosso e diceva, Rina, c'ho mio genero che è disoccupato, non c'ha da lavorare, gli nasce un'altra bambina, perché non lo prendi tu o io? E mio padre fallo venire, pensava sempre agli altri, a noi ci pensava perché non ci mancava niente, però quello che aveva non pensava a farsi un avvenire come tutti che si mettono lì e comprano palazzi, case, cose. Lui e bastava la casa sua. Abitavamo a Testaccio e dove c'è ancora la casa materna. E vivevamo bene, come gli ripeto. Era quei tempi della guerra, diciamo che tutti erano scalzi, nudi, e noi avevamo le pellicce pure. Però non eravamo fanatici, guardi, mio padre era semplicissimo, mia madre uguale, cercava sempre di risparmiare. Non è che il benessere, diciamo, ci mandava fuori oppure a far vedere agli altri che gli altri erano peggio di... No, noi stavamo bene, che loro insomma erano più... E così andavamo avanti. E il tempo della guerra, mi ricordo i bombardamenti, diciamo, quando fu quella di San Lorenzo, che ero bambina, quando suonavano le sirene, diciamo, le allarmi. E tra amichette l'unica cosa che dicevamo, sentiamo se stasera suonano le sirene, mi raccomando, fai presto, vieni giù in fontana, così giochiamo. L'incoscienza. Io non ero a Roma e le dirò il perché. Con la caduta del fascio, mo ci vuole, quando arrestarono Mussolini, e allora lì è venuto un attrito verso mio padre, che le persone che avevano avuto anche del bene, tutto quanto, lo fecero fuori dal lavoro. Ci perseguitarono, ci vennero a casa nostra, a Testaccio, ci sfasciarono tutto, i comunisti, i cosiddetti comunisti, ci buttarono tutto dalla finestra. E poi mio padre che era andato al lavoro perché dice, sai, è caduto, a me che me ne importa, perché mio padre non era di... C'era la tessera come tutti, ecco, però non partecipava a nessuna cosa. Io mi ricordo che bambina tante volte arrivavano delle cartoline rosse che facevano le adunanze e mio padre strappava e buttava il cestino. Perché proprio non ci si crede, a raccontarlo così dice sì, ma racconti una cosa per un'altra. Diciamo, e invece proprio quel fatto, per invidia, perché lui stava bene, e ci hanno perseguitato i comunisti. La guerra nostra sono stati loro. Hanno cominciato, gli ho detto, a distruggere tutto, tutto quanto. E allora un compare nostro, che era amico di mio padre, disse a mio padre che noi eravamo andati a casa di mia nonna, a San Pietro, che lei abitava lì, e siccome c'erano questi bombardamenti, allora gli disse a mio padre, dice, senti, porta i ragazzi, dice, a casa dei nonni, dice, perché lì, dice, col Vaticano, dice, non vengono, invece qui c'è il gasometro, qualcosa del gas, dice, qui se tirano giù una bomba sarà proprio tutto per aria. E allora noi che eravamo a quei tempi, dunque quattro figli, poi dove siamo diventati sei, mamma ci prese e ci portò dai nonni e se vivevamo lì con loro, non è che c'era tanto, diciamo, grandezza, che la casa era pure piccola, però si stava tutti insieme, ci si adattava a quello che c'era, ci bastava a tutti perché non avevamo l'ambizione come tanti che adesso... Non ne basta più lo spazio e tutto il resto. E allora, quando vennero, diciamo, a sfasciarci casa, a distruggercela, noi non c'eravamo, c'erano solo i miei nonni. E
E i miei nonni dovettero stare a assistere lì a tutto il macello, a Perché vedersi. i nonni vivevano con voi a Con noi, Testaccio? sì, noi vivevamo mamma, papà, noi quattro figli e i due nonni, Che erano tutti. i genitori di Di suo mio padre, padre. di mio padre. Mio padre non ha mai voluto lasciare. E nel frattempo, diciamo, mio padre rimase a casa con i genitori, lavorava sempre, tutto quanto. Poi dopo il fatto che è successo, diciamo che sono venuti a casa, ci hanno buttato tutto quanto, e non lo venimmo a sapere a casa dei nonni, allora andammo a vedere che era successo alla casa nostra. E trovavamo, cioè, io me lo ricordo perché io stavo sempre con mamma, io ero una mammona, sempre attaccata a lei, e sono rimasta. E allora andammo a vedere, non c'era niente, tutto distrutto, finestre, porte, cose, tutto distrutto. E i miei nonni che stettero lì ad assistere tutto quel macello che facevano, a mio nonno gli alzarono il pugnale in mano perché voleva prendere qualche cosa da per terra, per racimolare, diciamo, e dissero lascia tutto altrimenti dice ti ammazziamo. E poi lui ha preso una paralisi progressiva, dopo poco morì pure il poverino. Comunque, noi dopo un po' di mesi poi rientrammo in casa, mio padre rimise sul tavolo, ricominciò a fare qualche cosa, ritrovò una camera da letto usata, pensi quanto era modesto. Comunque, stiamo lì per un po'.